Armando, domenica 28 marzo 2021, benvenuti al Palagaudo di Rio Nero, dove per la 24esima giornata del campionato di Serie A2 nazionale di calcio a 5 femminile girone meridionale si affrontano la compagine di casa della Futsal Rio Nero contrapposta alla capolista Bitondo. Una giornata sicuramente quella di oggi di notevole importanza per il team pugliese, infatti il Bitondo, la compagine allenata dal mister Pannarale, basterà una vittoria per mettere mettere in cassaforte la promozione nel campionato di Serie A1 di calcio a 5 femminile, quindi una partita di fondamentale importanza in cui si affrontano la compagine di casa che è la quarta forza del torneo. Infatti la Futsal Rio Nero occupa una posizione in classifica di tutto rispetto e si trova attualmente nella griglia playoff. Campionato sicuramente molto molto più entusiasmante per la compagine pugliese che occupa il primo posto in classifica ed è a un passo con la storia, visto che quest'oggi qui sul parquet del Palagaudo si gioca la promozione nella Serie A1 del futsal del calcio a 5 femminile. Le squadre devono ancora fare il loro ingresso in campo e noi ne approfittiamo per dare anche uno sguardo alla classifica del girone meridionale del campionato di Serie A2 nazionale di calcio a 5 femminile. Questa la classifica dopo 23 giornate. Guida la classifica, come già detto, il Bitondo con 61 punti, poi segue il Molfetta a 49, Vigor Lamezia a 43, Futsal Rio Nero ed Irpini al quarto posto con 36 punti all'attivo, poi Taranto 35, New Cap Bari 30, Cusco Senza 28, Woman Futsal Club Grottaglie 21, Salernitana 18, Team Scaletta Messina 14, San Giovannese 3, Woman Napoli chiude la classifica con 0 punti. Andiamo a dare uno sguardo anche alle altre gare di questa 24esima giornata. Per usare uno scherzoso eufemismo, potremmo definire la giornata odierna, la 24esima giornata, la giornata dei derby. Infatti tantissimi sono i derby in programma, tra cui quello tra la Vigor Lamezia che ospita nel proprio Palasport il Cusco Senza, poi altro derby, un derby pugliese, quello tra Taranto e Molfetta, altro derby pugliese, quello tra New Cap San Michele Bari contrapposta alla Woman Futsal Grottaglie, e derby campano tra l'Irpinia Avellino contrapposta alla Woman Napoli, mentre chiude la giornata la sfida tra la San Giovannese e la Salernitana e Futsal Bitondo, mentre osserva quest'oggi il turno di riposo il Team Scaletta Messina. Qui al Palagaudo dobbiamo dire quasi tutto pronto per il fischio d'inizio. Andiamo a dare anche uno sguardo alle due formazioni, le distinte che le due squadre propongono quest'oggi, partendo proprio dalla formazione bitontina, dalla capolista del girone meridionale della Serie A2 di calcio a 5 femminile. Infatti il Bitondo di mister Michele Pannarale schiera le seguenti calciatrici in distinta: numero 1 Tempesta, numero 4 Pantaleo, numero 5 Bruener, numero 8 Pati, numero 9 Valanzano, numero 11 Enrico, 12 Tardelli, 13 Moreira, 14 Lot, 19 Iacobone, 21 Otmani, 91 Azevedo. Allenatore, come già detto, della capolista pugliese è il mister Pannarale. Andiamo a dare uno sguardo anche alla distinta della Futsal Rio Nero: numero 1 Saraceno, numero 2 Monaco, numero 3 Carlucci, numero 8 Mazzaro, numero 9 Ukitu, numero 11 Castrovilli, numero 14 La Luce, numero 18 Crocco, numero 23 Ciannamea, indisponibile tra le fila della squadra bianconera della Futsal Rio Nero. Assenza pesantissima quest'oggi è quella proprio
di Flora Borraccino, che per via di un infortunio non sarà del match in questa delicata sfida tra la Futsal e la capolista. Arbitri dell'incontro, i due arbitri sono i signori Costrino della sezione di Termoli e Iordache della sezione di Vasto. Cronometrista il signor Campanella della sezione di Venosa, e proprio in questo istante stanno facendo il loro ingresso sul parquet del Palacaudo le due squadre. Ecco, è appena entrato il Bitonto, sta entrando anche la squadra di casa della Futsal Rionero al gran completo, eccezione per l'assenza per infortunio, come già detto, di Borraccino. E noi qui di TG7 Basilicata, sempre presenti al fianco della Futsal Rionero in questi 4 anni di calcio nazionale, siamo sempre vicini a seguire e a raccontare le gesta della compagine bianconera del presidente Maulà. Siamo quindi quest'oggi, io il sottoscritto Francesco Prezioso per la telecronaca, responsabile della regia Francesco Endimione, responsabile delle riprese il nostro storico operatore Pino Di Lucchio. Qui dalla nostra postazione, a pochi metri dalla postazione, possiamo notare la dirigenza bitontina al gran completo, una società sicuramente organizzata, quella nero-verde pugliese. C'è anche una folta schiera di nostri colleghi giornalisti venuti dalla Puglia, sono varie le emittenti presenti quest'oggi al Palacaudo per raccontare la sfida tra la Futsal Rionero e il Bitonto. E possiamo notare tra i giornalisti venuti dalla Puglia c'è sicuramente un'autorità del giornalismo sportivo pugliese che quest'oggi è presente qui al Palacaudo, ovvero il giornalista di Corato Francesco De Marinis, che in Puglia, diciamo, è più o meno uno dei giornalisti di maggiore competenza nell'ambito sportivo. Ritorniamo qui al match del Palacaudo, deve ancora iniziare la sfida di questa 24esima giornata. Le squadre stanno già per schierarsi sul parquet dell'impianto sportivo rionerese, quindi dovrebbe iniziare a breve la partita. Come già detto, abbiamo letto poc'anzi le due distinte, sicuramente il Bitonto annovera tra le proprie file giocatrici di grandissima esperienza e di qualità, e i risultati si vedono, visto che la compagine nero-verde comanda il girone meridionale della Serie A2 con 61 punti all'attivo e ben 12 punti di distacco sul Molfetta, che segue al secondo posto in classifica. Sarà proprio della Futsal Rionero il calcio d'inizio, ci sono sulla palla la luce Carlucci e parte così questa 24esima giornata del campionato, questa sfida della 24esima giornata del campionato nazionale di Serie A2. In questo momento c'è stato poco fa un timido tentativo ospite, palla sul fondo e rimessa affidata al portiere Crocco, che cerca di lanciare in avanti la luce, però non riesce a guardare la sfera alla luce. La palla termina in questo momento tra i piedi delle giocatrici ospiti, interviene a smorzare Carlucci, però mantiene palla ancora il Bitonto, poi il passaggio di Moreira per Lott non va a buon fine, la palla termina in fallo laterale, quindi fallo laterale sulla destra in favore della Futsal Rionero, che va a battere subito Mazzaro serve corto Carlucci, tende il tiro da destra Carlucci, tiro murato dalla numero 14 Lott, poi riparte ancora il Bitonto, c'è la numero 14 Lott che serve a destra Moreira, non aggancia la sfera Moreira, palla che termina in fallo laterale, guadagna un fallo laterale sulla corsia sinistra la squadra di casa, va sempre a battere il fallo laterale la numero 8 Mazzaro, che poi cerca di servire Carlucci, non capisce l'intenzione Carlucci, la palla termina in fallo laterale, quindi fallo laterale ospite con Ottmani che serve subito Lott, poi palla sulla destra per Moreira, cerca Moreira di servire in avanti a Svedo, che poi cerca uno scambio con Lott non aggancia la sfera, la palla termina in fallo laterale, riparte la Futsal, già battuto il fallo laterale, però sbaglia a calibrare il passaggio Mazzaro, quindi ancora palla tra i piedi della squadra nero-verde, poi il tentativo della numero 21 Ottmani, tentativo della giocatrice ospite di servire
la numero 14 Lott, non aggancia la sfina Lott, palla in fallo laterale e palla in questo momento tra i piedi della squadra, la squadra ospite sulla sinistra, poi c'è la numero 14 che serve Moreira, Moreira se ne va sulla destra, tenta il tiro Moreira, palla che termina sul fondo, primo squillo di gara, prima occasione da parte della formazione pugliese con questo tentativo di Moreira, ricordiamo una giocatrice Moreira dalle grandi qualità tecniche così come tutta la formazione ospite, e in questo momento ancora Moreira sulla destra, poi cambia sul versante opposto servendo poi Otmani, Otmani si accentra, poi riprende palla Otmani, attenzione Otmani apre per, cerca di aprire per Moreira, non tiene in campo la sfera Moreira e guadagna così la Fuzzaglionera un fallo laterale che va a battere la luce, che scarica all'indietro su Crocco, poi Crocco riesce, cerca di mandare la sfera in avanti, la palla si perde addirittura in fallo laterale, quindi si ripartirà con un fallo laterale in favore del Bitondo che già ha battuto Otmani, poi che ha scaricato all'indietro per il proprio portiere, poi attenzione Carlucci, incredibile mezzo svarione della giocatrice ospite Otmani sul versante destro, favorisce Carlucci che da buona posizione si libera al tiro mandando però la sfera di poco a lato sul secondo palo, quindi buona occasione per la squadra di casa con Carlucci che ha avuto una ghiotta occasione per sbloccare il match, però il tiro sicuramente ha provato un tiro diretto a rete, però per sua sfortuna la palla sfortunatamente è terminata sul fondo, poi assistiamo a questo tentativo del Bitondo con Azvedo da destra, palla che termina addirittura in fallo laterale sul versante opposto, fallo laterale che va a battere Mazzaro scaricando all'indietro per Crocco, poi Crocco cerca di lanciare in avanti la sfera a cercare la luce, intercetta poi con la testa la numero 14 Lott che la palla però poi termina in fallo di fondo, già battuto il fallo, la rimessa dal fondo, però rimane sempre in possesso palla la formazione ospite, sta comunque reggendo abbastanza bene la squadra di casa nonostante la maggiore esperienza e qualità delle neroverdi pugliesi, poi in questo momento c'è Lott che scarica all'indietro per una sua compagna di squadra, poi ovvero la numero 91 Azvedo che poi cerca di riservire Lott, la palla però viene messa, termina in fallo laterale per la Fuzza, l'azione che si sviluppa sulla destra, poi esce il portiere ospite a sventare la minaccia e riparte il Bitondo con Lott che se ne va sulla destra, tenta il tiro Lott, respinge Crocco, ancora pericolosa la formazione ospite, c'è un fallo laterale che batte Lott scaricando poi per Moreira, gran tiro dalla metà campo di Moreira, palla che termina di un soffio al lato, quindi nel giro di 20 secondi ci ha provato due volte il Bitondo, prima con Lott e poi con Moreira che diciamo sono per certi versi le giocatrici di maggiore esperienza e qualità della squadra di mister Pannanale, poi un mezzo svarione rischia di favorire Moreira che però da buona posizione Moreira la palla si stampa sulla traversa, quindi traversa colpita dal Bitondo con Moreira che ha approfittato di una mezza disattenzione della squadra di casa e ha rischiato di far male alla compagine di mister Portovenero. Attenzione ancora il Bitondo in progressione offensiva, però cerca di ripartire la Futsal, c'è la luce sulla sinistra che non tiene la sfera in campo, palla che termina in fallo laterale, già battuto il fallo laterale da Otmani, c'è Otmani che apre poi sulla sinistra per Moreira, Moreira riceve ancora palla, verticalizza sulla destra per Otmani, tende il tiro Otmani, conclusione sporcata dalla deviazione di La Luce, palla che termina in calcio d'angolo, va a battere questo calcio d'angolo in favore del Bitondo, Lott scaricando poi all'indietro per Moreira, tende il tiro Moreira, tiro sbilengo, si perde sul fondo e si riparte quindi con
con la rimessa dal fondo affidata alla giovane portiere di casa Crocco, lungo rinvio di Crocco che serve poi Carlucci, perde però palla Carlucci, ne beneficia il Bitondo, c'è Lott sul versante destro, Lott per Moreira, poi Mazzaro riesce in qualche modo a intercettare la palla che ritorna tra le mani di Crocco, lungo rinvio di Crocco che termina nelle mani del portiere avversario, riparte il Bitondo, poi c'è la giocatrice Lott da sinistra, tende il tiro, intercetta Monaco, rimane però in possesso palla il Bitondo, c'è la numero 21 Otmani che scarica per il proprio portiere, tende il tiro dalla distanza, il portiere ospite blocca Crocco e riparte la futsal con Monaco che centralmente rischia di perdere palla, infatti è così e guadagna questo fallo laterale in attacco il Bitondo che batte Lott, scarica all'indietro su Otmani, poi palla per Moreira sulla destra, se ne va Moreira, tende il tiro, interviene Mazzaro, palla in fallo laterale, poi ancora il Bitondo in pressione, in questo momento le pugliesi guadagnano un fallo laterale in attacco sul versante sinistro che batte Lott, scarica all'indietro su Otmani per Moreira, poi ancora Moreira all'indietro per Lott, scambio tra le due, palla per Otmani scarica ancora all'indietro per Azvedo cerca di aprire a sinistra per Lott, non ci riesce, la palla termina in fallo laterale, guadagna questo fallo laterale la futsal Lionero che va a battere la numero 3 Carlucci che poi serve in avanti Monaco, tenta di fare sponda Monaco per la luce, non ci riesce però rimane, regge bene la futsal Lionero al cospetto del Bitondo che guadagna in questo momento un fallo laterale sulla corsia destra, fallo laterale che andrà a battere la giocatrice con la maglia numero 13 Moreira che scarica all'indietro per Otmani, poi ancora Lott ancora scambia con Moreira, poi Azvedo serve lungo linea sulla sinistra, Lott viene agganciata, Lott dalla luce e l'arbitro giustamente comanda il calcio di punizione in favore del Bitondo per il fallo commesso dalla luce su Lott, quindi una buona occasione per la squadra ospite, va a battere questa punizione la numero 91, la giocatrice numero 91 Azvedo, si posiziona la barriera della futsal Lionero, due giocatrici in barriera ovvero la luce e Mazzaro, si attende il fischio, serve uno schema, tentativo su schema di Azvedo per Lott, non calibra bene il tiro Lott, la palla poi si perde sul fondo, quindi però rimane ancora in possesso palla in questo momento il Bitondo, Lott per Azvedo, per Otmani, poi sulla sinistra ancora Lott, si guadagna un calcio d'angolo Lott sul versante sinistro, va lei stessa a battere questo calcio d'angolo, palla che viene servita poi all'indietro per Azvedo, interviene anche il portiere ospite ad anticipare Monaco che aveva tentato di avanzare in fase offensiva, provvidenziale è stato l'intervento dell'estremo difensore ospite e in questo momento la futsal sul versante destro Carlucci prova il tiro da posizione quasi impossibile, palla che va alta, riprende palla ancora il Bitondo, c'è Otmani per Moreira sulla destra cerca di verticalizzare sul versante opposto per Lott, non tiene la sfera in campo Lott, non riesce ad agguantarla e si riparte con il fallo laterale già battuto dalla futsal Lionero, poi commette un'ingenuità a Crocco che favorisce la numero 21 Otmani che si libera al tiro da ottima posizione, la palla esce di un soffio fuori alla sinistra di Crocco, quindi occasionissima per la squadra, per la compagine ospite, quindi però il punteggio rimane ancora di 0-0, attenzione Lott per Azvedo, tentativo di Azvedo disturbato da Monaco, blocca Crocco, resta a terra Monaco, interviene l'arbitro, pare però nulla di preoccupante, infatti Michela Monaco, la giocatrice con la maglia numero 2 della futsal Lionero, si rialza fortunatamente subito, quindi ci sarà un calcio, una rimessa dal fondo, guardiamo, molto sportiva la giocatrice ospite Azvedo che restituisce palla alle avversarie, quindi in questo momento palla per Mazzaro che scarica poi per Carlucci, interviene Lott, poi tentativo di la luce, si supera il portiere e poi si supera ancora su Monaco, quindi
doppia respinta del portiere ospite Tempesta, che nega la gioia del gol prima alla Luce e poi a Monaco. Quindi pericolosa in rapida successione la squadra di casa, prima con la Luce e poi con Monaco. Superlativo il portiere ospite Tempesta, che si è superato in entrambe le circostanze. Attenzione Carlucci, è il gol di Valentina Carlucci su angolo da destra di Mazzaro. Carlucci da ottima posizione risolve tutto e porta in vantaggio la Futsal Rionero, che trova la rete del vantaggio proprio con il capitano Valentina Carlucci. Quindi si sblocca il match qui al Palagaudo. Quindi trova il vantaggio la Futsal Rionero, lo fa con il capitano Carlucci. Dicevamo prima dello 0-0, una partita tutto sommato equilibrata. Infatti nonostante il Bitondo ha mantenuto di più il possesso palla, la Futsal Rionero si è comunque opposta bene alla compagine, alla corazzata ospite. E poi è arrivato esattamente un minuto fa il vantaggio, il gol che ha sbloccato momentaneamente la gara, con la Futsal Rionero che conduce per una rete a zero. Attenzione il tiro dal versante sinistro di Mazzaro, interviene il portiere ospite Tempesta sul primo palo, si allunga quindi alla sua destra Tempesta, mette palla in calcio d'angolo, va a battere l'angolo Monaco, serve su schema all'indietro Mazzaro, svirgola la conclusione Mazzaro palla che termina in fallo laterale. Riparte quindi il Bitonto sulla corsia destra, palla per Lott che si accentra, poi ancora la numero 91 Azvedo da destra, cerca di servire la numero 21 Ottmani, si rifugia in calcio d'angolo la Futsal Rionero, quindi angolo sul versante destro che va a battere Ottmani. Perde però palla la squadra ospite, cerca di ripartire la Luce, interviene però con esperienza la numero 91 Azvedo, poi Lott, c'è Ottmani sulla destra che mette palla centrale per Azvedo, scambio tra le due, interviene in scivolata la Luce che mette la palla in fallo laterale, però fallo laterale già battuto dal Bitonto. C'è la numero 91 Azvedo che scarica all'indietro per Lott, Lott ancora per Azvedo, interviene a spezzare l'azione Mazzaro che mette palla in fallo laterale, quindi si riparte con un fallo laterale sulla sinistra in favore del Bitonto che va a battere Azvedo, poi palla sulla destra per Moreira ancora per Azvedo, palla per Lott sulla destra, si accentra Lott, apre per la numero 21 Ottmani, poi ancora Azvedo, Ottmani serve poi Moreira, tenta il tiro Moreira e arriva il pareggio del Bitondo. Gran tiro di Moreira dalla media distanza che sorprende Crocco e quindi pareggia i conti il Bitondo qui al Palagaudo. Risultato parziale 1-1. Quindi cambia ulteriormente il punteggio qui al Palagaudo. Futsal Rionero 1, Bitonto 1. Marcatori per la squadra di casa, marcatrice, come già detto, Capitan Carlucci, a cui poi è seguito il pari pugliese realizzato dalla numero 13 Moreira. Quindi si riprende a giocare, c'è Mazzaro sulla sinistra che perde palla, poi palla che giunge a Moreira che serve Lott da ottima posizione, stacca di testa Lott, palla di un soffio al lato, quindi lungo rinvio in questo momento di Crocco che trova la Luce scarica all'indietro per Monaco, Monaco per Carlucci, ancora la Luce sul versante destro, perde però palla,
anzi no, c'è un l'arbitro, il secondo, l'arbitro numero 2, Iordache Di Vasto, comanda questo fallo laterale in favore della Futsal, già battuto da Carlucci che scalica all'indietro per Monaco, poi Monaco per La Luce, ancora scambio tra le due, palla che rimane dei piedi di Monaco, Monaco però perde palla, scatta Moreira, Moreira per Azevedo e arriva il 2-1 del Bitondo, rapida azione di ripartenza della formazione ospite, azione come, quindi azione di ripartenza e assist d'oro di Moreira per la giocatrice Azevedo, pare proprio che sia stata la numero 91 della formazione ospite a insaccare la palla del 2-1. E in questo momento c'è un time out, infatti è cambiato ancora il risultato al Palagaudo, riesce a rimontare il Bitondo, in questo momento la capolista Bitondo, come già detto, con il gol arrivato esattamente meno di un minuto fa ad opera di Azevedo, ha ribaltato il punteggio e quindi conduce per 2-1 la corazzata ospite. In questo momento i due allenatori ne stanno approfittando per dare qualche indicazione ulteriore alle rispettive squadre. Guardiamo mister Portovenero, che sicuramente avrà molto da ridire per come è maturata questa seconda rete, sicuramente una rapida azione di ripartenza che poteva però essere arginata. Però ritorniamo quindi qui a giocare sul parquet del Palagaudo, si riparte quindi con la squadra di casa che ha subito la rete, quindi la ripresa del gioco. In questo momento c'è la luce che deve battere questo e si riparte, quindi lungo tiro di Monaco, esce Tempesta, palla per La Luce, tende il tiro La Luce, conclusione che però viene smorzata da una giocatrice avversaria, quindi riparte il Bitondo con Moreira per Lott cerca di servire poi una sua compagna di squadra, guadagna però un fallo laterale, riparte ancora Moreira, tende il tiro Moreira, rimpallato da Mazzaro, ancora palla sulla destra per Moreira per Ottmani perde palla, tende il tiro La Luce dalla media distanza, palla che termina sul fondo, quindi si ripartirà con la rimessa affidata al portiere ospite che serve subito Lott, poi Ottmani per Azevedo, Moreira sulla destra, tende il tiro Moreira, rimballato da Monaco, poi perde palla Moreira, mette la palla in fallo laterale Monaco, rimane però in attacco il Bitondo che guadagna un fallo laterale che va a battere Moreira, scaricando poi per Ottmani, palla per Lott, ancora Moreira sulla destra per Ottmani, ancora Lott cerca di servire a sinistra Moreira, non aggancia la sfera Moreira, palla che termina in fallo laterale, quindi si riparte con un fallo laterale in favore della Futsal, battuto da Mazzaro che poi serve la luce scambia con Carlucci, ancora La Luce sul versante destro, va giù La Luce, tutto regolare per l'arbitro e quindi riparte il Bitondo, c'è Ottmani che apre sulla sinistra, palla per Lott, uscita di Crocco, poi tende il tiro, mette la palla in rete Ottmani, il gioco però è fermo, quindi rete annullata la formazione ospite, si rimane quindi sempre sul 2-1, attenzione c'è Monaco che perde palla favorendo Ottmani che serve al centro Lott, 3-1, Lott da due passi insacca la rete del 3-1, quindi ancora in gol la formazione ospite del Bitondo. Thank you.
il tentativo della giocatrice numero 5 Brunner, che trova la grande risposta di Crocco, che riesce a deviare la conclusione. Rimane però in questo momento a terra il portiere di casa. In questo momento l'intervento dei sanitari pare nulla di grave per il portiere, il portierino, la giovane portiere di casa Crocco, che è stata precedentemente, proprio 30 secondi fa, superlativa ad alzare oltre la traversa un insidioso tiro della numero 5 Brunner. E quindi calcio d'angolo in favore del Bitonto, calcio d'angolo da destra. In questo momento Crocco abbandona momentaneamente il campo, entra Saraceno, quindi calcio d'angolo per il Bitonto da destra, batte Moreira, scarica all'indietro per Azvedo che tende il tiro, conclusione però che di Azvedo che termina alta, quindi rimessa dal fondo già battuta dalla squadra di casa. Però perdono palla le bianconere rioneresi, guadagna il fallo laterale il Bitonto, già battuto il fallo laterale, poi la palla giunge in questo momento a Moreira dalla destra, verticalizza sul versante opposto per Azvedo, ancora Moreira sulla destra, scarica all'indietro per Azvedo, poi palla per la numero 5 Brunner, ancora Azvedo, serve in avanti la numero 21 Otmani, stacca di testa Otmani, sfiora il palo alla sinistra di Saraceno, quindi ancora pericolosa la formazione ospite in questa circostanza. Poi in questo momento perde ancora palla la Futsal, però interviene Saraceno servendo Monaco per Carlucci guadagna un fallo laterale sul versante destro, che lei stessa va a battere questo fallo laterale, servendo in avanti Mazzaro protegge palla, cerca di liberarsi dalla marcatura di un'avversaria, interviene poi la numero 5 Brunner a mettere palla in fallo laterale, quindi guadagna un fallo laterale sul versante destro la Futsal Rionero, va a battere il fallo laterale Monaco, tentativo di Mazzaro, riparte però il Bitonto con Brunner che serve Azvedo cerca di servire ancora la sua compagna di squadra con la maglia numero 5 Brunner, la palla però termina in fallo laterale, già battuto il fallo laterale, però palla ancora nei piedi tra i piedi della squadra ospite, cerca di ripartire la Futsal con Monaco guadagna sul versante destro un fallo laterale che dovrebbe battere la numero 11 Castrovilli, infatti in questo momento fa il suo ingresso sul parquet del Palagaudo la numero 11 Castrovilli, che sostituisce momentaneamente la numero 8 Mazzaro. Altro fallo laterale in questo momento guadagnato dalla Futsal Rionero sul versante destro, poi c'è Monaco che scarica all'indietro per il suo portiere, poi lungo tentativo appunto del portiere Saraceno che si perde addirittura sul fondo sul versante opposto. In questo momento l'arbitro ha da dire qualcosa a una giocatrice ospite, ovvero pare proprio alla numero 21 Otmani, gioco fermo in questo momento e pare che c'è stata una precedente deviazione, quindi c'è un calcio d'angolo da destra in favore della Futsal che batte Castrovilli, poi entra addirittura Mazzaro nel ruolo di portiere in movimento, però viene subito richiamata, quindi rimane in porta Saraceno, quindi in questo momento possesso palla del Bitonto, Azvedo cerca di servire la numero 5 Brunner, però riparte la Futsal Rionero, c'è Carlucci che subisce fallo da Moreira sull'out sinistro, quindi calcio di punizione
in favore della squadra di casa per il fallo di Moreira su Carlucci. Dovrebbe battere questa punizione la giocatrice con la maglia numero 2, Michela Monaco, e in effetti è proprio così. C'è Michela Monaco sulla palla, un'ottima tiratrice, la giocatrice foggiana in forza alla compagine di mister Portovenero. Parte il fischio dell'arbitro, gol! Il gol di Michela Monaco, incredibile, qui al Palagaudo ritorna in partita la Futsal Lionero e lo fa con Michela Monaco, che con un preciso tiro dalla sinistra, da un rasoterra da sinistra su punizione, indirizza la sfera nell'angolino basso del secondo palo della porta difesa dal portiere ospite Tempesta, e si riaprono i giochi qui al Palagaudo. Quindi si riapre qui il match del Palagaudo. Attenzione, c'è un tentativo ospite che viene rimballato in calcio d'angolo, tentativo dal versante destro della numero 13 Moreira, quindi va a battere il calcio d'angolo Moreira, poi uno schema della squadra ospite, tentativo poi di Otmani che viene ancora però deviato in calcio d'angolo, quindi altro calcio d'angolo dal versante destro in favore del Bitondo. Batte Moreira, poi serve Azvedo, riesce a intercettare la conclusione la compagine di casa. Attenzione, c'è un lungo rinvio del portiere ospite, in questo momento un po' in difficoltà il Bitondo dopo che la Futsal Rionero ha riaperto i giochi con il gol esattamente un minuto fa di Michela Monaco. Attenzione, Bitondo in progressione offensiva, però riparte la Futsal sulla destra con la luce, non riesce a tenere la palla in campo la luce, quindi fallo laterale in favore del Bitondo. Già battuto il fallo laterale, palla per Otmani per Moreira, poi Bruener per Azvedo per Otmani, ancora Otmani, guadagna un fallo laterale il Bitondo, poi c'è Moreira centralmente, apre per una sua compagna di squadra, poi ancora la numero 5 ospite Bruener, scambia con Otmani, ancora Bruener che apre sulla sinistra per Azvedo cerca di verticalizzare, però poi subisce fallo Azvedo, commette fallo la luce, viene quindi ammonita la giocatrice con la maglia numero 14 la luce, quindi punizione sul versante sinistro in favore del Bitondo. Dalla nostra postazione non riusciamo a vedere bene chi si incaricherà di battere questa punizione, però pare sia proprio la numero 91 Azvedo. Azvedo sicuramente cercherà direttamente la battuta in porta, infatti si sta posizionando la barriera della Futsal, c'è una sola giocatrice in barriera sulla traiettoria della palla, ovvero la numero 8 Mazzaro. Poi batte la punizione Azvedo, riesce a rimediare la Futsal, palla che termina in fallo laterale, controfallo, quindi batterà questo fallo laterale la Futsal. Sulla sinistra c'è Carlucci che serve in avanti Mazzaro, poi palla per Monaco, tiro di Monaco rimpallato in fallo laterale dalla numero 91 ospite Azvedo, quindi fallo laterale in attacco sul versante destro in favore della Futsal Lionero. Va a battere Castrovilli, scarica l'indietro per Monaco, tende il tiro Monaco, interviene Otmani a liberare l'area mettendo la palla in fallo laterale, quindi fallo laterale sul versante sinistro in favore della Futsal Lionero. C'è sulla palla la numero 8 Mazzaro, batte il fallo laterale Mazzaro che lancia poi che colpisce la numero 21 Otmani, quindi altro fallo laterale in favore della Futsal sul versante sinistro. Va a battere ancora la numero 8 Mazzaro,
Mazzaro serve all'indietro Carlucci, poi palla per Monaco, tende il tiro Monaco, respinge il portiere, poi tentativo da buona posizione anche se defilata di Castrovilli, palla che però non sortisce gli effetti sperati, quindi riparte ancora il Bitonto, poi la palla giunge addirittura dai pressi di Saraceno che effettua un lungo rinvio a cercare Mazzaro, Mazzaro protegge palla, serve Monaco, poi cerca lo scambio ancora con Mazzaro, Monaco e in questo momento guadagna però un fallo laterale, la Fuzza Lionero sul versante sinistro, fallo laterale che va a battere la numero 11 Castrovilli che scarica all'indietro per Carlucci, tentativo di Carlucci a servire in avanti Mazzaro, protegge palla Mazzaro, scarica su Monaco, poi ruba palla il Bitondo, però riesce di nuovo a intercettare la sfera Carlucci che cerca di rilanciare in avanti qualcuna delle sue compagne di squadra e non trova nessuno, quindi riparte il Bitondo con Azvedo sul versante sinistro, poi Moreira apre per la numero 5 Bruener che cerca di mettere palla in mezzo, non c'è nessuno però delle sue compagne di squadra, palla che termina in fallo laterale, quindi fallo laterale che va a battere la Fuzza Lionero con Mazzaro che scarica per il portiere Saraceno, Saraceno poi per Monaco, lungo linea sulla sinistra La Luce, perde però palla La Luce, favorisce una giocatrice ospite ovvero Azvedo che si libera al tiro da due passi, superlativa a salvare la propria porta il portiere di casa Saraceno, quindi in questa circostanza ha rischiato grosso la Fuzza Lionero, riparte sempre il Bitondo, c'è Moreira però interrompe l'azione Carlucci, palla che ritorna tra i piedi di Moreira, poi il tiro di Moreira viene rimpallato, ancora il Bitondo, c'è Azvedo sul versante sinistro, Azvedo per Moreira, Moreira sulla destra cerca di mettere palla in mezzo, interviene Carlucci che mette palla in calcio d'angolo, quindi guadagna un calcio d'angolo il Bitondo sulla destra, quindi calcio d'angolo da destra in favore del Bitondo che va a battere la giocatrice con la maglia numero 13 Moreira, scaricando all'indietro poi per Azvedo che tende il tiro, si allunga con il piede Saraceno a salvare la propria porta, attenzione ancora Azvedo, tentativo di Azvedo deviato da un avversario, palla in calcio d'angolo, in questo momento l'arbitro, il secondo arbitro, il signor Iordache della sezione di Vasto interrompe momentaneamente il gioco, pare qualche problema per la giocatrice numero 14 di casa La Luce, pare comunque niente di preoccupante, infatti ritorna subito in campo La Luce, quindi calcio d'angolo per il Bitondo, batte Azvedo che cerca di mettere palla in mezzo per Moreira, svirgola la conclusione, anzi non ci arriva proprio sulla palla Moreira, palla che va in fallo laterale sul versante opposto, fallo laterale già battuto da Monaco che serve in avanti La Luce, perde però palla La Luce e in questo momento arriva la fine del primo tempo, quindi un primo tempo sicuramente molto equilibrato e vibrante, risultato finale del primo tempo, la capolista Bitondo conduce sulla Futsal Rionero per 3-2, aveva aperto le marcature dopo una leggera fase di studio, aveva aperto le marcature Carlucci, poi è arrivato l'immediato pari ospite di Moreira, poi 1-2 Azvedo Lotte, risultato che nel giro di pochi minuti ha visto il Bitondo condurre per 3-1 e poi pochi minuti fa è arrivata la seconda rete della Fuzza Lionero che ha riaperto la gara e questo primo tempo, quindi come già detto si è concluso sul risultato di 3-2 in favore della capolista, però comunque un'ottima prestazione quella vista in questo primo tempo, quella mostrata dalla Fuzza Lionero. Speriamo che nella ripresa la partita la Fuzza Lionero riuscirà a riaddrizzare questa partita che comunque dobbiamo dire per quello che abbiamo visto nel primo tempo ci è davvero piaciuto l'atteggiamento mostrato in campo dalle ragazze di casa. Per quanto riguarda il primo tempo è tutto, a risentirci per la ripresa.